Salve, sono Urbano della Sani Moreno Volkswagen Audi di Fucecchio. Oggi vi presento una nuova arrivata nel nostro parco vetture usate. Si tratta di questa Audi A3 Sportback ed è un 2000 di cilindrata, turbo diesel, 150 cavalli. Allestimento upgraded, e dopo vedremo anche le specifiche degli accessori, dell'anno 2020. Cambio S-Tronic, poi unico proprietario, conosciuto perché cliente, nostro cliente da svariati anni, quindi oltre che conoscere il cliente conosciamo molto bene la vettura, perché è stata acquistata presso il nostro punto vendita Audi ed è stata tra l'altro seguita come manutenzione presso il nostro service Audi, quindi una vettura con chilometri certificati e manutenzione certificata, che sono i due parametri più importanti da sapere quando andiamo a vedere una vettura usata. Osserviamo a questo punto la carrozzeria esterna di questo colore bianco. E come potete vedere è molto molto bella, lucido, brillante, non ci sono ammaccature, non ci sono graffi, se lo vogliamo dire piccolezze da macchina usata, ma esternamente, esteticamente è molto molto bella, come bella, vi ho detto, di verniciatura, come bella anche nelle sue rifiniture. Osserviamo anche le dotazioni della nostra Audi A3, dove troviamo il frontale, vedete, con il paraurti di disegno sportivo, perché come abbiamo visto questa vettura ha il pacchetto S-Line esterno, quindi esteticamente, esternamente è di impostazione sportiva. Poi troviamo i suoi fari a LED anteriori, ve li faccio vedere anche accesi, vedete? Molto belli. Cosa vuol dire? Luci diurne a LED, faro anabbagliante sempre a LED e abbagliante. Poi le plastiche, guardate qua, lucidissime. Questo vuol dire che in fase notturna, quando accendiamo il faro, il suo funzionamento è al 100%. Cerchio in lega da 18 pollici, abbinato alle sue gomme, ancora tutte da sfruttare perché hanno un ottimo battistrada. Sensori di parcheggio nella zona posteriore e anche i fari a LED posteriori. Nel pacchetto S-Line esterno poi, oltre ad avere il paraurti anteriore, il paraurti posteriore di disegno sportivo, abbiamo anche le cosiddette minigonne sotto. E siamo all'interno della nostra Audi A3 e andiamo ad osservare, per esempio, esteticamente cruscotto, pannelli delle porte, console centrale e poi le dotazioni. Allora, partiamo dal cruscotto. Guardate qua, bellissimo, bello, lucido, pulito, non ci sono graffi, non ci sono usure, come sono molto belli anche i listellini satinati. La console centrale, anche questa è bellissima, senza graffi. Pannelli delle porte, anche questi molto molto belli, le parti in plastica senza graffi e senza usure. Quindi cosa vuol dire? Che l'abitacolo è stato tenuto veramente in un modo molto molto buono. Mentre le dotazioni, andiamo a vederne le più importanti ed una per una. Bracciola appoggia gomito centrale, freno a mano elettronico, interruttori per richiamare le varie funzioni e le vedremo una per uno, leva del cambio S-Tronic con tutte le sue posizioni. In basso troviamo il climatizzatore automatico bizona, vari interruttori e andiamo a vedere anche il display centrale, vedete, con un semplice tocco sull'interruttore mi sale perché è scomparsa, e in questo caso troviamo per esempio
partiamo dal menu, dove ritorniamo al suo navigatore originale, quindi con la cartina, e poi ci sono tutte gli interruttori per richiamare le nostre destinazioni. Altro interruttore, e andiamo a visualizzare il Bluetooth per abbinare il nostro cellulare per fare e ricevere le telefonate. L'autoradio. Andiamo sempre nel menu, dove troviamo anche, per esempio, l'Audi Connect. Quindi possiamo sempre abbinare il nostro cellulare per trasferire ancora più funzioni dal cellulare alla nostra vettura. Un'altra cosa da vedere, anche questa molto importante, vedete? L'Audi Drive Select. Quindi noi possiamo modificare il tiro motore tramite la centralina. Lo posso mettere dynamic, quindi sportivo, lo posso mettere comfort, quindi per avere una vettura con un tiro motore più confortevole, oppure efficiency, un tiro motore più economico a livello anche di consumi. Andiamo ancora avanti, andiamo a vedere gli assistenti al conducente per la sicurezza di guida. Vedete, avvertimento della velocità, ausilio al parcheggio, significa che abbiamo i sensori di parcheggio posteriori, come abbiamo già visto, suggerimento di pausa e il sensore pioggia. Poi troviamo anche service e controllo. Vedete? Abbiamo il controllo della pressione dei pneumatici e gli intervalli service. Vi ho detto chilometri certificati e manutenzione certificata, perché lo ritroviamo anche sul nostro computerino di bordo. Vedete? Il prossimo cambio d'olio andrà fatto entro 5600 chilometri. I chilometri li vediamo più avanti. Torniamo al nostro menu. E qui abbiamo guardato tutto. I particolari, gli interruttori dei quattro vetri elettrici per la regolazione elettrica degli specchietti esterni, con la posizione anche per essere chiusi e aperti elettricamente. Vedete? L'interruttore per l'accensione dei fari, il volante suo multifunzione per richiamare le funzioni che abbiamo appena visto. Abbiamo anche il comando vocale, molto comodo per richiamare sia gli indirizzi del navigatore sia i numeri di telefono del Bluetooth, con il Bluetooth. Questo è il cruise control, quindi il regolatore di velocità, e poi un'altra chicca, come si dice, il Virtual Cockpit Plus. Vedete? Possiamo trasferire la cartina che abbiamo del navigatore qui al centro vettura sul display davanti ai nostri occhi. Quindi anche questo una sicurezza di guida, perché non distogliamo mai gli occhi dalla guida. Poi lo possiamo anche, vedete, modificare come vogliamo. Molto molto bello e comodo questa cosa. Andiamo a vedere i chilometri della nostra vettura, e sono 42.575, e ripeto, chilometri certificati con la manutenzione certificata. L'autoradio è anche digitale, vedete, radio DAB. Osserviamo anche la tappezzeria interna, guardate qua, di questo tessuto nero, bella, non ci sono strappi, non ci sono usure e non ci sono buchi di sigarette, perché il precedente proprietario non fumava, quindi non c'è il cattivo odore del fumo e quindi risulta, guardate qua, bellissima. Poi, come il nostro solito, le nostre macchine usate, le tappezzerie delle nostre macchine usate vengono lavate e igienizzate a vapore con questa lavorazione specifica.
Infatti, quando entriamo all'interno della nostra vettura, l'accoglienza è veramente eccellente. Quando ci stiamo dentro, è veramente bella, pulita e profumata. Passiamo al bagagliaio, ampio, bello, pulito, dove abbiamo anche il sedile posteriore sdoppiabile e abbattibile per aumentare il nostro panno di carico, pulito perché è stato lavato e igienizzato a vapore come la tappezzeria anteriore. Poi, sotto il canalino, troviamo il sistema Audi Sound System, il ruotino di emergenza per le forature con tutta la sua attrezzatura. Vano motore, anche questo intanto bello da vedere perché è pulito e con tutti i suoi componenti al loro posto. Questo perché le nostre vetture usate, prima di essere messe in vendita, vengano controllate presso il nostro service, seguendo una nostra checklist e multicontrollo interna. E sono svariati punti, parecchi punti da controllare uno per uno, affinché la vettura sia nel suo meglio esteticamente e nel suo meglio meccanicamente, quindi completamente funzionante. Dopodiché ci viene abbinato nella vendita 12 mesi di garanzia assicurativa con possibilità per il cliente di fare un'estensione fino a 24 mesi. Possibilità di pagamenti rateali personalizzati con più soluzioni che anche questi vi saranno spiegati in sede. Adesso salite in macchina insieme a me e andiamo anche a fare un giro di prova su strada. Partiamo per il giro di prova, analizziamo alcuni aspetti. Il primo, posizione di guida, ottima. In Audi, ragazzi, si sta veramente bene a sedere perché i sedili sono con la seduta larga, schienale largo, quindi ci stiamo molto bene all'interno. Sedile perfetto a livello di altezza, volante tutto regolabile. Di conseguenza è una vettura che come posizione di guida è fatta, come si dice, per viaggiare. Poi facilità di guida estrema con il cambio S-Tronic, basta premere l'acceleratore o frenare per fermarsi e la vettura va via liscia su strada. Assetto stradale, ottimo anche questo. Vettura va dritta su strada, volante dritto, assolutamente nessuna vibrazione sulle gomme perché come abbiamo visto sono veramente ottime. Quindi scorrevolezza eccellente. Altra cosa, insonorizzazione dell'abitacolo, veramente anche questa ottima. È silenziosissima la vettura, non ci sono battiti, scricchiolii, è veramente ancora una vettura tutta tutta da sfruttare. Naturalmente i comandi sono tutti a portata di mano, vedete? Con il volante multifunzione posso richiamare quello che voglio e specialmente con il comando vocale. Richiamo i numeri di telefono, richiamo gli indirizzi del navigatore, quindi è proprio anche a livello di sicurezza di guida veramente completa. La vettura con il cambio S-Tronic quindi si guida molto bene sul percorso cittadino come stiamo facendo, è agile, facile, sicura. I parcheggi vengono molto bene perché con i sensori posteriori ci danno veramente un grande aiuto, ma è ottima anche sul viaggio, come si dice, lungo ad ampio raggio, perché con il cambio S-Tronic si trova sempre la marcia giusta, i giri giusti e quindi la vettura scorre veramente che è una meraviglia. Per la famiglia lo spazio ne abbiamo veramente tanto, sia nella zona anteriore sia nella zona posteriore e poi, come abbiamo visto, il bagagliaio con la sua funzionalità riusciamo sempre a trovare lo spazio giusto per i nostri bagagli. Quindi un'ottima vettura, tutta tutta da sfruttare. La qualità è logica, qualità Audi non si discute, di conseguenza bellissima questa vettura e poi l'S-Line esterno gli dà quel tono di sportività che fa sempre piacere. Dopo queste notizie torniamo al nostro punto di partenza per darvi le ultime informazioni.
Invitiamo quindi a visitare il nostro sito diretto autosani.it, dove troverete tutte le informazioni più dettagliate sulla vettura che abbiamo appena visto. Troverete naturalmente anche il prezzo. Seguiteci poi sui social Facebook e Instagram al nostro indirizzo Sani Fucecchio. Ora, questa Audi A3 Sportback è già disponibile, quindi potete già venire a vederla, insieme anche a provarla su strada, oppure telefonate ai nostri numeri. Vi sarà comunque risposto a tutte le vostre domande. Un grazie per l'attenzione e, come diciamo sempre, alla prossima vettura. Seguiteci, ce ne saranno altre!